Benvenuti a Mi racconto in 3 minuti. Oggi siamo con Jessica Scinà, che si occupa dell'accoglienza dei clienti Nissan. Buonasera. Ciao Jessica. Ciao Cristiano. E allora Jessica, tu hai a che fare con tantissima gente tutti i giorni, tutti sì. ti conoscono come quella che accoglie i clienti, sì. ma non tutti sanno che Jessica Scinà è... Sono, allora, come mi definiscono anche, c'è un messaggio quindi che arriva alle persone, quindi mi descrivo io personalmente, però per come anche mi vedono le persone, in realtà mi definisco una ragazza dolce, sincera, solare, mi piace stare con la gente, infatti ho tantissimi amici. Che bella cosa. E non ho, lo dico veramente con sincerità, non ho mai litigato con qualcuno in particolare, perché proprio caratterialmente non ho, è difficile che non entro in empatia con una persona. Perdonami, tu sei così perfettina. Non sono neanche perfetta. O c'è qualcosa che in qualche modo ti irrigidisce ogni tanto? Ecco, sono c'è un po' testarda. Che... Se io sono magari convinta di aver ragione su qualcosa, resto ferma di quell'idea. Però sono anche molto riflessiva. Magari fra 2 giorni magari ci rifletto e effettivamente mi rendo conto di aver sbagliato. Però magari mi getto. Non mi lascio convincere facilmente. Poi magari ci ripensi dopo. Poi ci ripenso, tante volte mi ricapita e poi magari mi rendo conto di aver sbagliato ammettendo i miei errori. Sei sposata? Sono sposata, sì, da 1 anno. Sono felicemente sposata. La vita ovviamente è cambiata, però in bene. Che bella cosa. Che bella cosa. E senti, come sei a casa? Adesso è cambiato tutto, no? Prima eravate fidanzati, adesso... Prima si tornava a casa e c'era già c'era la tutto mamma pronto, che preparava c'era tutto. Mamma. E adesso, diversamente, appena arrivo a casa devo rimboccarmi le maniche e inizio a fare tutto quello che non ho fatto durante la giornata, quindi iniziare a cucinare, a sistemare casa, bucato. Se guardi le mie cronologie c'è già lo zafferano per guardare un po' tutte le ricette. No, no, però è una bella esperienza, ormai ho trovato anche il mio equilibrio. Sei una di quelle mogli perfette, non mettere le scarpe lì, no, tutto no, deve invece essere l'ordine, ecco. Però alla fine non bisogna essere così, vivere così con quest'ansia di avere tutto perfettino, alla fine va Senti, bene, tu anche sei un po' di tranquillità. Tu sei molto giovane, ti sei sposata anche giovane, sì. Fai anche un po' di vita mondana oppure ti sei dedicata adesso? No, a me piace andare a ballare. A te piace andare a ballare? Facevo danza da piccola, quindi di conseguenza quando... c'è la comitiva e se posso andiamo a ballare, no, quindi il film il venerdì sera va bene, durante la settimana ok, però poi mi piace uscire, no? Senti, a parte il matrimonio, ti faccio una domanda, qual è stato il momento più emozionante della tua vita? Il giorno della mia laurea, perché quel giorno è stata una festa mia che ho condiviso con la mia famiglia, oltre vabbè il matrimonio, però diciamo come prima esperienza è stata la laurea. La mia laurea e poi ovviamente anche il matrimonio sono state emozioni fortissime. Tu sei molto unita alla tua famiglia. Molto. La cosa, cioè un pensiero che ho è quando ho lasciato mio padre all'altare e poi l'ho dovuto abbandonare, quello è stato un momento molto 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 emozionante. Hai pianto? E lui ha pianto? Ci sono delle foto che narrano. Che pure si rivede dopo nei video. Grazie Jessica, grazie mille. Grazie a te, Cristiano, grazie.